a te a tutti ciurma e benvenuti a Giocherina in questa nuovissima reaction. Ebbene ragazzi, appena qualche giorno fa è stato pubblicato un nuovo trailer ufficiale di Napoleon. Avevo già fatto una reaction appunto al primo trailer che era stato pubblicato riguardo questo film, perché ragazzi penso sia assolutamente immancabile su questo canale. L'avevo spiegato appunto nella prima reaction, ragazzi, il mio iperentusiasmo, perché uno dei miei personaggi storici preferiti in assoluto è sempre stato Napoleone e, ragazzi, a maggior ragione, per questo film e per impersonarlo hanno scelto Phoenix, che è attualmente uno dei miei attori preferiti in assoluto. Quindi c'è, ragazzi, un connubio assolutamente irraggiungibile. Il film uscirà il 23 novembre al cinema. Le mie impressioni dopo aver guardato il primo trailer, ragazzi, erano assolutamente positive. Il primo trailer era stato capace di aumentare a dismisura il livello del mio hype. E vediamo un attimino che cosa ci faranno vedere in questo secondo trailer. Io non vedo l'ora, ovviamente, di guardarlo, ma non vedo l'ora, ragazzi, di guardare questo film al cinema. Ma anche perché comunque il regista è Ridley Scott, quindi dovrebbe promettere bene. Che dire, ragazzi, il trailer dura poco più di 2 minuti, direi di non perdere tempo e di andare a guardarlo. Vostra maestà, ci hanno scoperti. Bene. Aspettate. Schiaccio! È una trappola! Ritirata! Io non sono fatto come gli altri uomini. Generals gathered in the masses. Avanti, muoviti! Quelli al potere mi vedono solo come un bruto, inadatto a cariche più elevate. Just like witches at black masses. Ma io seguo le orme di Alessandro il Grande e Cesare. Evil minds that plot destruction. Se guardate sotto vedrete una sorpresa. E quando l'avrete vista vorrete sempre averla. Sorcerer of death construction. Devo avvertirvi. Io non sarò il secondo al comando. Io vincerò con il fuoco. Io sono destinato alla grandezza. Ho trovato la corona di Francia nel fango. E adesso la pongo sulla mia testa. Volete il successo? Ma siete una nullità senza di me. Ditelo. Credo di parlare per tutti noi. Dormiremo molto meglio senza questo parassita. In quale paese ci troviamo? Nel mio. Ok, fermi tutti. Che dire, ovviamente avendo già visto un trailer, il mio entusiasmo è stato un attimino messo a tacere, ma perché volevo concentrarmi il più possibile su cosa ci avrebbero fatto vedere di nuovo, diciamo così. Ci hanno mostrato, credo, un pochettino di più quella che appunto è la personalità di Napoleone, perché nel primo trailer non ci si concentrava tanto su quello. In questo caso credo che appunto abbiano voluto mettere in mostra un pochettino di più i vari aspetti probabilmente della personalità e del carattere appunto di Napoleone. Il fatto che comunque probabilmente avesse un grosso forse complesso di inferiorità che lo ha portato ovviamente ad avere una reazione, no, contraria, quindi credersi, ragazzi, il più grande probabilmente uomo del suo paese, della sua nazione, probabilmente anche del mondo, perché Napoleone era così. Penso lo si possa definire abbastanza megalomane, era comunque anche un donnaiolo, per questo infatti hanno voluto probabilmente sviscerare anche un pochettino questo altro suo aspetto. Era comunque uno stratega, un uomo che comunque aveva anche combattuto
combattuto in prima persona diverse battaglie, e un uomo che però non voleva essere appunto secondo a nessuno, al punto da incoronarsi da solo, ragazzi. Cioè, quella penso proprio sia l'immagine, proprio icona, no? Di Napoleone Bonaparte. Io penso ci sia veramente poco da dire. In certe scene mi ha colpito veramente molto la fotografia, la regia. Vedremo, ragazzi, ovviamente quando si potrà vedere il film, ma comunque da Ridley Scott mi aspetto grandi cose. Per quanto riguarda la sua interpretazione, penso di non avere dubbi già da adesso, ma io ovviamente sono un pochettino di parte, ragazzi, lo devo ammettere. È una cosa che mi ha colpito molto, che comunque mi aveva colpito molto anche nel primo trailer, sono le scene, ragazzi, di guerra, delle battaglie, che sembrano essere fatte veramente bene, con grande accuratezza, perlomeno anche magari dal punto di vista, no, della spettacolarità delle battaglie stesse. Ci sono vari aspetti che si mischiano, che mi intrigano veramente moltissimo. Sono davvero molto curiosa di vedere come hanno sviscerato questo grande personaggio storico, e non vedo l'ora, ragazzi, di vedere come Phoenix è stato capace di riportarlo in vita, diciamo così. Come sempre, ragazzi, aspetto i vostri pareri qua sotto in commento. Questa reaction termina qui, grazie a tutti, un bacione e un abbraccio a tutti, ragazzi, da Giocherina. Ciao.